Promosso complessivamente l'orario invernale del servizio di trasporto pubblico urbano di Cremona, è entrato in vigore lunedì 15 settembre. Bene alcune novità introdotte, come il percorso sulla bretellina per il collegamento con San Felice e San Savino, e bene anche, come da tempo richiesto dall'utenza, il passaggio dal Migliaro. Le linee, i nuovi passaggi e così, diciamo che tipo la D che passa dal Migliaro, già richiesta anche da noi come USB, già nel corso degli anni va molto bene perché comunque si va a servire una zona che era richiesta. L'H, la nuova bretellina, va bene anche quella. Resta da sciogliere il nodo che riguarda i cantieri aperti e le difficoltà che potrebbero verificarsi con percorsi orari. Per quanto riguarda le circolari, praticamente va tutto abbastanza bene, anche perché comunque è ripristinato il giro nella sua normalità. Il problema sarà vedere dopo, quando si aprirà Via Persico, quando inizierà il nuovo giro, vedere il nuovo percorso, se riusciranno ancora a tenere i tempi, perché come ben sapete c'è Via Brescia, quando faranno il sottopasso, siccome c'è il cavo cerca che passa sotto, non si potrà più far passare, far transitare di lì i mezzi pesanti. Poi per quanto riguarda gli altri cantieri, anche di Cadelvescovo, un po' di penalizzazione c'è, ci sono qualche minuto di ritardo, ovviamente sono lavori di lunga durata, anzi speriamo che finiscano anche prima dei tempi che hanno detto, in modo da poter ripristinare le linee nella loro normalità. La L, ecco, l'unica cosa è la L, che sicuramente un giro che va rivisto perché è un giro a sé architettonico, ora come ora, e lì sarebbe opportuno, già noi abbiamo parlato con l'assessore Alessia Manfredini, eliminare i tre parcheggi lì dove c'è la farmacia Leggeri e ripristinare il giro come era in origine. Da correggere il capitolo della controlleria e della sicurezza, per ora ancora carente, a bordo degli autobus. Per quanto riguarda la sicurezza, sicuramente bisognerebbe incentivare più controlleria, più controlli, ma questo lo dicevamo già perché anche con i controlli che ci sono adesso dagli autisti che vanno fuori non sono mai nelle fasce in cui magari a volte servono, perché essendo anche loro in guida sono impossibilitati. Quindi sicuramente come deterrente per la sicurezza la controlleria è opportuna, e poi come fanno altre città che guardano al futuro, anche se a volte può essere opportuno anche una guardia giurata a bordo, magari che giri anche tra le varie linee.